Amici di News1, buongiorno o buonasera, a seconda di quando ci state seguendo, e benvenuti ad una nuova puntata di Race Tech News, la rubrica di News1 che si occupa di notizie ed editoriali nel momento in cui avvengono. Partiamo subito con la prima notizia che ha riverberato sulla stampa per tutta la settimana, ovvero Lando Norris più Helmut Marko più Max Verstappen più Checo Perez. Facciamo un passo indietro fino al marzo del 2020. Nel marzo del 2020, durante il disgraziato lockdown che ci ha tenuto a casa per alcuni mesi, è nata la stella del personaggio Lando Norris, soprattutto grazie alle dirette Twitch che hanno dato il là in seguito a quello che è diventato il campionato virtuale che ha coinvolto fra gli altri Leclerc, Alexander Albon, George Russell e via dicendo. Durante una di queste dirette, il buon Lando ha chiamato in causa alcuni dei suoi colleghi di Formula 1, alcuni dei suoi colleghi piloti. Il primo a essere stato chiamato in causa è stato Carlos Sainz, ai tempi suo compagno in McLaren. Lo spagnolo a suo tempo non ha riconosciuto il collega fino a quando non si è dovuto presentare, ma il secondo ad essere chiamato in causa, incalzato dalla chat del canale Viola, è stato proprio Max Verstappen, il quale non solo ha riconosciuto l'inglese immediatamente, ma è rimasto pure al gioco cercando di dare dei finti consigli al pilota inglese. Dove voglio arrivare con tutto questo? L'amicizia fra i due piloti è abbastanza salda, se non è proprio una frequentazione continua, quantomeno è una comunione di intenti. Entrambi sono molto versati nell'utilizzo dei giochi simulativi, in particolare iRacing, anche se entrambi sono stati visti nel gioco ufficiale della Formula 1 di Codemasters, più Norris ovviamente. Verstappen con il suo team preferisce giocare, o giocare è una parola scorretta da usare in questi casi, comunque impegnarsi nelle simulazioni, soprattutto lato GT3, il campionato che predilige maggiormente. Quello che è successo questa settimana è stato che a seguito dei test Pirelli che ha visto impegnato Checo Perez su Red Bull nei primi 2 giorni della settimana sulla pista di Monza, si sono registrate delle interviste da parte del consulente di Red Bull, il dottor Helmut Marko, il quale ha sparato a palle incatenate, in mancanza di un termine migliore, contro il suo attuale pilota, dicendo che non solo ha la colpa di essere sudamericano, e potete immaginarvi cosa abbia causato questo tipo di informazioni, ma è oltretutto vecchio e sta per avere il quarto figlio, se non l'ha già avuto, il che sembrano tutte accuse, in qualche modo, fra molte virgolette, di essere lontano dalla Formula 1, di non riuscire a mantenere più la stessa concretezza a beneficio del pilota messicano. Il pilota messicano stesso ha in qualche modo risposto a queste accuse, addirittura avallandole. In un passaggio della settimana si è addirittura lasciato scappare qualcosa che suona come: nel caso non dovessi essere qua l'anno prossimo, dovrò trovarmi delle alternative. Il che suona effettivamente come la possibilità che Checo Perez possa non essere al via del campionato 2024 come al fiera della Red Bull. Ci si è messo ulteriormente Lando Norris stesso in un'intervista esclusiva al sito ufficiale formula1.com, il quale ha effettivamente chiosato dicendo che era disponibile ed è tuttora disponibile a lavorare in futuro con l'amico Max Verstappen, anche e soprattutto per confrontarsi con quello che attualmente è il miglior pilota in circolazione e vedere quanto lui stesso vale. Va detto a questo punto che, visto il cameratismo fra i due, le battute che si rincorrono sempre, Norris ha chiuso l'intervista invitando l'olandese alla McLaren. Quindi effettivamente le dichiarazioni non suonano esattamente come la volontà di cambiare casacca immediata.
A queste dichiarazioni ha fatto seguito quella del CEO attuale di McLaren, Zak Brown, il quale ha bloccato completamente il proprio pilota, affermando che i contratti verranno rispettati e non se ne parla nemmeno di liberare nessuno dei suoi due piloti fino alla naturale scadenza che è nel 2025. Ora viene in mente la frase di Helmut Marko di questa settimana, che effettivamente afferma che i contratti in Formula 1 esistono, ma non vi è la certezza di un lavoro continuativo. Non esistono contratti a tempo indeterminati in Formula 1 e la garanzia di avere un posto, qualsiasi sia la posizione che un dipendente occupa, non è mai garantita. Questo significa che, per utilizzare le parole di quello che a mio giudizio è il miglior giornalista di motorsport che abbiamo in Italia, Roberto Chincalo, effettivamente la possibilità di arrivare a Norris per vie contrattuali c'è. Non si tratta di un pilota assolutamente blindato dallo stipendio o dalle clausole, come potrebbe essere ad esempio Verstappen stesso. Tuttavia, ritengo un po' difficile, con me anche la redazione di News Formula 1, che si possa arrivare a una rescissione del contratto in tempi brevi, soprattutto per l'anno prossimo. La volontà delle parti effettivamente sembra essere abbastanza tracciata, soprattutto in caso le infrastrutture che McLaren sta mettendo in campo da un po', ricordiamo McLaren in seguito a un periodo di crisi economica, si è risollevata all'inizio del 2019 con un prestito da una banca saudita di 150 milioni e è riuscita di conseguenza, anche con le migliorie tecniche che hanno portato più punti nel campionato costruttore, di conseguenza più soldi dalla FIA, a risollevarsi fino ad arrivare a progettare delle nuove infrastrutture, un simulatore, una nuova galleria del vento. Insomma, in caso McLaren non fosse competitiva negli prossimi anni, effettivamente le possibilità di vedere quella coppia assieme alla Red Bull fino almeno al 2026 o seguito è abbastanza alta, non nell'immediato. Seconda notizia della settimana: Sainz ammette che le auto sono più difficili da seguire. È una notizia che avevamo toccato marginalmente in Racetech, la puntata ufficiale in compagnia del nostro ingegnere Riccardo Romanelli, in quel del Gran Premio di Montreal in Canada. Effettivamente, in questo caso viene ripresa dal pilota spagnolo della Ferrari, ma non solo. A dare ragione a questa interpretazione è Nicolas Tombasics, attuale, chiamiamolo, direttore tecnico FIA, colui che decide dal punto di vista tecnico quelli che sono i regolamenti che le squadre devono rispettare. L'ingegnere greco ex Ferrari effettivamente ha ammesso che se nel 2021 l'auto che seguiva perdeva fino al 50% del carico, questa situazione è stata in qualche modo risolta dalle auto effetto suolo. Nel 2022 questo effetto valeva per il 20%. Tuttavia, dal 2023 si osserva una riduzione di questo fenomeno a seguito dei miglioramenti aerodinamici introdotti dalle varie vetture. Quindi ora la perdita di carico di un'auto che segue è quantificata, marginalmente ovviamente, attorno al 35%. La cosa peggiore è che Tombasics ammette che questo fenomeno non è contrastabile nel breve periodo. Sono troppo in ritardo per poter mettere una parola fine a questa deriva per il 2024 e forse i regolamenti cambieranno marginalmente a beneficio di quello che potrà essere il progetto del 2025. Non aspettiamoci quindi di riuscire a trovare delle battaglie, un aumento delle battaglie in rettilineo, DRS sì o DRS no, nel prossimo anno o anno e mezzo. Probabilmente vedremo qualche sorpasso in meno, semmai. Terza notizia della settimana arriva da Racing News 365, una rivista francese, in cui articolo titola Ferrari Promise 2024 Challenger Will Be Very Different. Si tratta di una notizia già grandemente rilanciata dalla stampa nazionale italiana, secondo cui la Ferrari dell'anno prossimo sarà molto differente da quella presente quest'anno, soprattutto in termini di scelte e di retroteno e scocca.
Questo si è inserito in un filone di dichiarazioni ad opera soprattutto del team principal di Ferrari, Frédéric Vasseur, il quale aveva chiosato un miglioramento possibile delle prestazioni della rossa di 8 decimi da qui a fine anno con step incrementali. La vera notizia è stata popolarizzata in questi ultimi giorni da vari giornali online e da vari siti. Ricordiamo alcuni, giusto per conferma: F1 in generale, Formula 1.it, Formula 1 Grand Prix e molti altri. Hanno rilanciato invece una recente intervista dello stesso Vasseur in cui il manager francese mette il freno a queste dichiarazioni, affermando che esiste anche la possibilità che il progetto 676, il progetto della macchina del 2024, non riesca a completamente diciamo, mettere a posto quelli che sono i problemi evidenziati dalla macchina del 2023. Si comincia quindi in qualche modo ad abbassare le aspettative, a mettere le mani avanti e lanciare un po' di acqua sul fuoco. Vedremo dove ci porterà questa situazione, questa deriva. Tuttavia, è abbastanza sintomatico il fatto che sia la prima volta durante l'anno in cui c'è, se non proprio un'ammissione, quantomeno una cautela nelle dichiarazioni, soprattutto in quelle che potrebbero essere le prestazioni della macchina che ancora dobbiamo vedere. Non c'è da stare granché tranquilli, sembra, tutto sommato, anche se ovviamente noi cerchiamo e speriamo di sbagliarci almeno su questi argomenti. Quarta notizia della giornata, il fair play di Lapo Elkan è rimbalzata sui social questa settimana un video virale del manager della famiglia Elkan, il quale dopo aver parlato direttamente con Carlos Sainz nel retro del Gran Premio di Monza, è stato preso, fra virgolette, è stato bloccato da un addetto FIA mentre cercava di introdursi assolutamente a pieno titolo nel paddock. Il video è diventato virale soprattutto perché dopo due richieste il rappresentante della famiglia Elkan si è semplicemente ritirato senza cercare di entrare e senza prodursi in polemiche. La qualcosa ha fatto virare tutta la campagna social in suo favore e giustamente, aggiungo io, soprattutto considerando che si trattava dell'unico rappresentante della famiglia Elkan, di fatto proprietaria del marchio, in pista, mancando il fratello John. Oltretutto, per quello che riguarda l'Apo Elkan, è mia personale, diciamo, interpretazione, mia personale sensazione, il fatto che sia un personaggio molto più sottovalutato di quanto dovrebbe essere in realtà. Probabilmente si porta ancora sulle spalle la stigma di certi errori di gioventù che tutti sappiamo, ma che non rappresentano questo personaggio sicuramente da molti anni. Ultima notizia della giornata, ed è una notizia che riguarda tutti noi da molto vicino. Nella giornata di ieri è stato un quarto posto sulla pista austriaca a lanciare Andrea Kimi Antonelli ancora di più nella sua leadership del campionato di Formula 4 Regional, la versione europea. Il pilota italiano, pilota bolognese, se non ricordo male, partirà invece secondo per la gara di oggi sullo stesso circuito austriaco. Il pilota, lo ricordiamo, è supportato direttamente da Mercedes, lo vediamo spesso a seguito di Toto Wolff, in forma ufficiale, nei Gran Premi che non sono concomitanti con il campionato di Formula 4 Regional. E le notizie che si rincorrono in questa settimana, rilanciate anche da giornalisti di settori, vorrebbero che il pilota italiano passasse direttamente
dalla Formula 4 Regional alla Formula 2 l'anno prossimo, saltando quindi il passaggio semi-obbligato in Formula 3. Questo per sfruttare il fatto che dall'anno prossimo si troveranno in Formula 2 auto fondamentalmente rinnovate nella veste aerodinamica, il che porrà tutti i concorrenti più o meno sullo stesso piano, iniziando da zero. Questo denota, oltretutto, ed è questa la vera notizia, una forte volontà di Mercedes nel portare avanti il progetto costruito sulle spalle di questo pilota, e quindi aumentano di molto le possibilità di vedere un pilota italiano di vertice su una macchina di vertice nei prossimi anni. Diciamo che fra 2025 e 2026 effettivamente le possibilità aumentano ogni giorno che passa. Raccomanderei quindi agli appassionati di motorsport di seguire anche le formule minori per vedere le gesta e quello di cui sono capaci i nostri alfieri attuali. Ovviamente abbiamo Mini, è stato adeguatamente, portato dalla stampa quest'anno, soprattutto in Gran Premi di Formula 3 come quello svoltosi a Monaco, la pole position ottenuta in Formula 3 a Silverstone, se non ricordo male. Insomma, abbiamo dei prospetti che stanno lavorando per essere in Formula 1 in un formato che renderà più giustizia, forse, a quello che è le potenzialità dei piloti italiani. Quindi non ci sarà solo Ferrari nei prossimi anni, il che a mio parere e a parere di News Formula 1 non può che essere un bene. Io vi ricordo di mettere un like, di seguirci su tutte le altre trasmissioni di News Formula 1 e su tutti i social, non ultimo il sito e Facebook e tutti gli altri che Formula 1 mette a disposizione. Vi raccomando, come sempre, i commenti. Avete visto, cerchiamo di rispondere, se non immediatamente su questa piattaforma, anche sulle altre trasmissioni o addirittura su Racetech, la versione ufficiale in compagnia di Riccardo. E non faccio altro che augurarvi una buona domenica e alla prossima.